Buongiorno a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con 9 minuti, la consueta videointervista dell'ultimo venerdì del mese all'Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Eccellenza, bentrovato. Per iniziare le chiedo di esprimersi sul caso di Satnam, il braccianto indiano di 31 anni che ha perso un braccio in un incidente di lavoro e poi è morto dissanguato per le ferite riportate. Quindi si tratta di una storia agghiacciante che invita ad una riflessione profonda su quanto accaduto e sul fenomeno del caporalato in genere, piaga che, come sappiamo, interessa anche diverse zone della nostra provincia, come la Piana del Sele. Sì, come diceva lei giustamente, è una vicenda ghiacciante che non si può pensare come nel 2024 ancora esistano degli atteggiamenti così disumani, così contrari alla dignità di ogni persona e così contro ogni propria visione della vita, del rispetto che fra l'altro deve essere verso ogni persona, soprattutto anche verso persone che sono venute da lontano a cercare lavoro, a cercare una condizione di vita migliore e che di fatto appunto hanno voluto integrarsi, tanto che appunto c'è anche la moglie che si era trasferita con lui. Ecco, una vicenda veramente che non ha nessun tipo di giustificazione, nessun tipo e non deve essere passata sotto silenzio perché, come diceva lei giustamente, questo è un po' la punta dell'iceberg, ma di una, direi, modalità disumana di trattare spesso queste persone che hanno estremo bisogno di lavorare, hanno estremo bisogno di poter mettere insieme un po' di soldi e che proprio per questo sono anche accettati e accettano loro dei lavori anche sottopagati e spesso non regolarizzati, quindi fenomeni di lavoro in nero, fenomeni di caporalato, fenomeni di riduzione quasi in schiavitù. Ecco, è una cosa che, ripeto, nel nostro Occidente non si dovrebbe neanche lontanamente mai pensare oltre che verificare. Io mi auguro che questo episodio possa far riflettere molte persone, non solo ovviamente le istituzioni, ma anche i nostri abitanti, i nostri imprenditori, coloro che hanno delle imprese e che hanno lavoro, ma devono veramente dare un lavoro che sia consono alla dignità di ogni persona e poter, ripeto, far sì che queste persone abbiano tutte le garanzie, per poter svolgere la loro attività in assoluta sicurezza e con tutti i riconoscimenti a livello, di disciplina, di legislazione del lavoro. Giusto, grazie Eccellenza. Cambiando argomento, il 1 luglio alle ore 19:30, dopo un periodo di chiusura necessario per un intervento di ristrutturazione, riapre le porte Casa San Donato ad Acerno. Quali saranno i servizi offerti alla comunità e qual è il suo invito a partecipare per questa cerimonia inaugurale? Sì, è un'occasione veramente che ci riempie di gioia perché questa struttura è una struttura cara alla nostra diocesi. Per anni ci sono stati seminaristi, gruppi che venivano anche da fuori diocesi, che hanno usato questa struttura per momenti di riflessione, di incontro, anche di vacanza ed è una struttura che tramite anche i finanziamenti dell'8 per 1000 abbiamo potuto ristrutturare e rimettere in condizioni proprio di ospitare anche gruppi piuttosto numerosi. Oggi abbiamo bisogno di dare occasioni ai ragazzi per incontrarsi, per passare del tempo insieme. Sappiamo come il Covid abbia generato un po' di rallentamento, ecco, nelle relazioni anche fra i giovani. Avere una struttura che è disponibile per questo, dove appunto dei sacerdoti o anche degli educatori comunque possono organizzare campi scuola, ritiri, settimane di svago, ecco, è veramente una grande opportunità e quindi siamo orgogliosi di questa
possibilità che possiamo come arcidiocesi dare a tutti, non solo appunto ai nostri fedeli, ma un po' anche a tutta la regione. E noi faremo questa inaugurazione alla presenza anche delle autorità e di coloro che hanno lavorato nella ristrutturazione dell'immobile, e quindi ecco, dal 1° luglio di fatto poi sarà disponibile per tutti coloro che vorranno usufruirne. E sempre ad inizio luglio, dal 3 al 7 esattamente, la Chiesa Cattolica Italiana organizza la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, dal titolo Al Cuore della Democrazia, che si terrà a Trieste. E si tratta di un evento importante, specie in questo periodo, per condividere il presente ricercando buone pratiche per costruire il bene comune. Sì, questo è un appuntamento che è sempre stato, direi, cruciale per quanto riguarda anche la presenza dei cattolici nell'ambito del sociale e anche della realtà politica. E noi abitiamo un tempo di grandi trasformazioni sociali, politiche, anche di tipo culturale, e quindi dobbiamo confrontarci, dobbiamo cercare di trovare alleanze con persone di buona volontà, perché la democrazia in senso lato, ecco, è un bene troppo prezioso per lasciarlo semplicemente agli addetti ai lavori dei politici o appunto di qualche intellettuale. Ecco, è un bene che va custodito, ma anche compreso nelle sue motivazioni profonde, e riguarda appunto non solo la dimensione politica, ma anche quella della custodia dell'ambiente, dell'intrapresa a livello sociale, a livello anche delle buone pratiche del terzo settore. Cioè è un tema, quello della democrazia, che bisogna mettere al centro delle nostre anche riflessioni, anche, ripeto, da un punto di vista politico, perché abbiamo visto come anche nelle ultime elezioni europee i dati di partecipazione sono stati bassi, e soprattutto a livello giovanile c'è una disaffezione, insomma, verso questa verso il bene comune, verso la cosa pubblica, e invece sono dimensioni che appartengono direi strutturalmente alla vocazione di un cristiano. Quindi ben venga, ecco, un'occasione di riflessione come quella di Trieste, che svilupperà tanti temi, e poi al termine ci sarà anche la presenza del Santo Padre. Ed è nato a Salerno, nell'area verde attigua alla storica chiesa di Santa Maria dei Greci di Fratte, il primo gatto parco del sud Italia. Al di là dell'innovativa area di sgambamento per felini domestici, l'iniziativa rientra in un programma più vasto di sensibilizzazione sul rispetto degli animali, promosso proprio a fronte di un'escalation di crudeltà nei confronti di gatti e cani registrato nell'ultimo periodo. E del resto Papa Francesco, nel Laudato Si, osserva come il cuore sia uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare trattare un animale non tardi a manifestarsi poi nelle relazioni con le altre persone. Ma un suo invito riguardo questa tematica, anche in vista dell'estate e l'abbandono degli animali, specie per le vacanze, cosa possiamo dire? Intanto che è una bella iniziativa, un'iniziativa a livello educativo che ci fa comprendere, come ben diceva anche lei, che come lo sguardo verso la vita deve essere uno sguardo di valorizzazione, di rispetto a 360 gradi. Tutto è connesso, era uno slogan della precedente settimana sociale a Taranto, tutto è connesso, e quindi anche quello che è un atteggiamento di rispetto, di non violenza, di cura di ogni forma di vita, e soprattutto anche la vita di quegli animali che molto spesso sono partecipi anche della vita delle persone anche più anziane. Sappiamo come avere in casa un animale domestico, soprattutto per certe persone, è una fonte di compagnia, di benessere anche a livello psicologico. E comunque, ecco, poter insegnare
rispetto verso, verso gli animali, perché è parte del rispetto verso la vita che ognuno deve avere. In questo senso, giustamente, un richiamo va fatto anche per questo periodo che ci sta di fronte, dell'estate, perché sappiamo bene come ci sia la cattiva, anzi bruttissima, talvolta abitudine di abbandonare cani o gatti e quindi ecco un atteggiamento di sconsideratezza, di superficialità che non può trovare giustificazione. Ecco, anche qui ci vuole un appello a vivere, direi, questo tempo estivo e con le persone con cui viviamo durante l'anno, e quindi se ci sono, se fanno parte della nostra vita anche certi animali domestici, ecco, dobbiamo anche vivere questi mesi estivi in loro compagnia e non abbandonarli al primo ciglio della strada. Certo. E infine sono stati disposti di recente trasferimenti e nomine dei sacerdoti nella nostra arcidiocesi, il che ricorda la libertà e anche la necessità dei pastori nel proseguire il proprio cammino, portando il proprio contributo in comunità diverse. Sì, è un passaggio sempre delicato questo, che ci prepara appunto all'inizio del nuovo anno pastorale a settembre e coincide appunto anche talvolta con dei cambiamenti. Ora è chiaro che sempre i cambiamenti sono un passaggio delicato, faticoso, sia per chi li vive, sia per le comunità appunto che in qualche modo li subiscono. Ecco, dobbiamo crescere in questa libertà di fronte a noi sacerdoti, insomma, di fronte agli incarichi che ci vengono dati, sono incarichi che noi dobbiamo svolgere, ma con la consapevolezza che non siamo eterni e che non siamo legati semplicemente a una parrocchia, a un luogo, a un incarico che ci viene dato. Ecco, con la stessa, lo stesso entusiasmo e libertà con cui li accogliamo, dobbiamo ecco, essere pronti anche a passare ad un'altra esperienza. E così le comunità, sì, è giusto, è bello che si affezionino ai loro sacerdoti, ai loro parroci, ma sapendo che anch'essi sono un tramite per l'incontro con il Signore e che, anzi, diciamo la vera realtà che costituisce una parrocchia è il popolo di Dio che rimane al di là dei cambiamenti che ci sono dei sacerdoti. Quindi abituarsi anche al fatto che siamo, è la comunità, il soggetto chiesa che in un determinato territorio rappresenta Cristo e che quindi poi accoglie una volta un sacerdote e poi dopo, quando ha finito il suo compito, ne accoglierà un altro. E mi auguro che vengano accettate queste nomine con spirito di disponibilità e appunto di vera, direi, sinodalità, ecco, per usare un termine che oggi è molto usato e molto, direi, anche capace di dire la Chiesa che noi vogliamo realizzare. Grazie Eccellenza e grazie a voi tutti che ci avete seguito. L'appuntamento con 9 minuti torna l'ultimo venerdì di luglio. Buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.